Andiamo invece con quartiere Montesanto, servizio bus, pensionati, anziani, invalidi a piedi, praticamente per questa festa della pace che ci sia pure, no? Però comunque a piedi per 3 giorni. Io non riesco a capire, un povero pensionato deve andare fino in Piazza Medaglia d'Oro e prendere l'autobus, la navetta praticamente si fermava lì, e Capolino la faceva lì. Io non riesco a capire queste persone che non hanno colpa né l'autista né il sindaco Romoli, perché il sindaco Ettore Romoli, mi ricordo che una volta ho parlato per il servizio notturno in via Montesanto, lui è stato veramente solidale, ha detto noi paghiamo tantissimo e lo devono fare. Bene, comunque è chi che organizza questa cosa qua? Io non riesco a capire queste persone povere di mente che dimenticano i pensionati, gli invalidi e persone deboli che sono sempre messe all'angolo. Ecco, io non riesco a capire, li fanno prendere, ma io dico, quartiere Mozart li fa prendere l'autobus fino in Piazza Medaglia d'Oro a piedi, uno che deve andare in ospedale con la borsa a piedi fino a Piazza Medaglia d'Oro, ma non riesco a capire. E questa non è la colpa dell'autista, non è la colpa, ed è chi organizza, questo è il fatto. Una cosa veramente che fa veramente schifo, io dico, no? Persone che sono come il punto nascite, le povere mamme praticamente partoriscono in ambulanza e quell'altra dice che quell'altra l'ha fatta nel traghetto, ma questa è una povera, eh? Io dico, è una persona che veramente non si riesce a capire. Guardate dove l'autobus aspetta questi poveri personaggi. Bene, se il sindaco deve prendere posizione.